Via, avanti. Sì, funziona bene. Allora adesso lo andiamo a mettere. Di non scassare stavolta. Sempre 3, 380. Sembra di sì. Trasmetto in diretta. I servizi dovresti averli tutti, guardaci. Se li hai già. Parliamo, apriamo con la. Di areacentese.com. A questo proposito, lo annuncio in questo momento, abbiamo cambiato l'orario, la fascia oraria non è più alle ore 12, ma sarà quotidiana alle ore 13. In apertura la cronaca, perché nella notte tra martedì e mercoledì scorsi, i soliti ignoti hanno tentato di dare alle fiamme al portone di ingresso del Comune di Cento in Palazzo Piombini, proprio in centro storico. Vediamo il servizio. Intorno alle 3:30 un operatore di CMV si è accorto dell'incendio e ha dato l'allarme. Sono subito intervenuti i vigili del fuoco che hanno trovato i resti di una lattina contenente liquido infiammabile e i carabinieri cui sono affidate le indagini. I danni non sono importanti, il portale di legno di Corso Guercino è stato solo annerito dalle fiamme. Il sindaco ha dichiarato che si tratta di un gesto deplorevole da condannare. E la Guardia di Finanza questa mattina ha effettuato una lezione di legalità economica all'interno del comprensivo 1 di via Dante Alighieri, scuole il Guercino. C'era per noi Giulia Borgioli, sentiamo. Si è tenuto questa mattina nell'Istituto Comprensivo numero 1 Il Guercino di via Dante Alighieri a Cento l'incontro tra la Guardia di Finanza e gli alunni delle classi di seconda e terza media per il progetto Educazione alla legalità economica nato dalla collaborazione tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Comando Generale della Guardia di Finanza. Presenti l'appuntato Marco Massari del Comando Provinciale di Ferrara, il luogotenente Maurizio Verdini, comandante della tenenza di Cento, e il tenente colonnello Filippo Ruffa, che ha saputo catturare pienamente l'attenzione degli studenti presenti, coinvolgendoli con domande e filmati vari. A tal proposito, sentiamo l'intervista che ha rilasciato ai nostri Da cosa microfoni. nasce questo progetto tra la scuola e la Allora, il Guardia di Finanza? progetto è giunto già alla quinta edizione, è un progetto di carattere nazionale che riguarda come argomento l'educazione alla legalità e riguarda soprattutto i giovani,
e gli istituti primari e secondari. E trae origine da un protocollo d'intesa stipulato tra il MIUR e la Guardia di Finanza in ambito nazionale, per naturalmente per sponsorizzare, per magnificare il concetto di legalità economica e finanziaria. Quindi durante gli incontri con gli studenti non si fa altro che parlare e spiegare loro l'importanza e quindi la prevenzione dell'evasione fiscale, la prevenzione, per quanto riguarda inoltre altri argomenti come le risorse pubbliche, come vanno spese e come vanno gestite, quindi l'evento della Guardia di Finanza nell'ambito della spesa delle risorse pubbliche. Poi abbiamo argomenti che riguardano sia il mondo della falsificazione e quanto pesa sia da un punto di vista economico, da un punto di vista economico, da un punto di vista finanziario, da un punto di vista sociale e da un punto di vista sanitario, quindi con tutti i vari effetti che ne produce. E poi parliamo anche del settore della droga, la droga e gli effetti che produce la droga, il danno economico, il danno per la società e tutti i danni e gli effetti che produce la droga. Il tutto nel contesto dell'educazione alla legalità economica e finanziaria. Bene, e questo concorso di cui parlava adesso con le professoresse? Questo è un concorso che prevede, adesso noi lasceremo una copia naturalmente del concorso, è un concorso che la Guardia di Finanza ha ideato per i giovani, per invogliarli a riflettere sull'argomento della legalità, quindi attraverso un video, una fotografia, un'immagine possono partecipare a questo concorso tutti i giovani, tutti i ragazzi, gli studenti, e per coloro che dovessero superare questo tipo di selezione, quant'altro, sono previsti dei premi tra l'altro che riguardano un soggiorno presso le nostre strutture oppure addirittura una crociera all'interno sempre delle nostre strutture navali, delle nostre attrezzature, e poi anche dei buoni scuola e anche altri ricchi premi che riguardano tutti quanti. Quindi tutto per educare le persone appunto alla legalità. Naturalmente noi ci crediamo molto come Guardia di Finanza a questo tipo di progetto, perché noi pensiamo che la scuola sia la prima agenzia educativa, e come prima agenzia educativa, nella prima agenzia educativa noi cerchiamo di trapiantare il seme della legalità, giusto, in questo caso la legalità economica, soprattutto rivolta ai giovani e alle future generazioni. Benissimo. Perché la scuola appunto rappresenta la prima agenzia educativa per le future generazioni. Bene, e questo concorso è sempre stato, cioè è nato insieme al progetto? Sì, è nato il progetto, viene ogni anno viene modificato, tutti naturalmente gli sempre anni. Premi più importanti. Sì, e stimoli più importanti proprio per i ragazzi, noi cerchiamo di modificarlo o modellarlo a seconda delle esigenze e delle esperienze passate, quindi viene sempre migliorato il progetto. Perfetto. Ogni anno, eccetera. Lasceremo tutto in materiale didattico, come abbiamo già accennato in sede iniziale, per sponsorizzare questo tipo di concorso che riguarda i ragazzi appunto, e quindi poi ai premiati addirittura sarà lasciato pure premiate e non, coloro che si sono distinti, verrà lasciato addirittura un attestato del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ferrara come Guardia di Finanza operante in ambito territoriale provinciale. Bellissimo. Quindi il Comandante Provinciale rilascerà un attestato a tutti i giovani che si sono distinti. Bene. E parliamo adesso di carnevale, perché nella serata di ieri all'interno della storica sede del Caffè Italia di Cento è stata presentata la quinta edizione del Veglione Spanto, un classico di febbraio. Vediamo insieme. È stata presentata ieri sera nello storico Caffè Italia di Corso Guercino a Cento l'edizione 2017 del Veglione Spanto, che si terrà sabato 18 febbraio a Don Chisciotte in via Confine a Galliera. La conferenza si è aperta con l'intervento di colui che presenterà la serata, Giuliano Monari, direttore di Area Centese, che dopo aver fatto gli onori di casa ha proposto un quesito a tutti i presenti, ricoprendo con un'area di mistero la location in stile Liberty. Non è stato semplice, infatti, capire come mai il soprannome di Mario Bertelli fosse Spanto, ma come ha subito dichiarato uno dei membri principali del Risveglio, il Carnevale di Cento deve avere qualche segreto, altrimenti non sarebbe Carnevale. La parola è poi passata ad Anna Bertelli, nipote di Spanto, che anche quest'anno ha voluto sottolineare fin da subito quanto sia importante il Veglione per festeggiare tutti insieme, con le società carnevalesche e il grande evento del Carnevale.
La quinta edizione, condotta da Maccio e animata dalle ballerine di samba e danza del ventre, sarà dedicata alla società Amagamma, fondata da Fabio Pezzoli e suo zio Sandro Balboni nel 1976, unica ad aver vinto per ben 5 anni consecutivi. Quale occasione migliore per cenare tutti insieme e festeggiare questa grande manifestazione famosa in tutta Europa? Scusate se voglio, sono perché sono di là. Era con messaggio. No, era solo. Sai, se te, penso io, era avere continuità. Se te vai con un filmato, tipo quello. Serial Killer per Signora, questo è il titolo di un grande successo teatrale andato in scena mercoledì scorso alla Pandora Ricetto, che ha fatto registrare il sold out con due strepitosi attori come Giampiero Ingrassia e Gianluca Guidi. Li ha incontrati per noi Maria Rita Atti. Sentiamo l'intervista integrale. Buonasera, siamo al Teatro Pandora Ricetto insieme a Gianluca Guidi. I miei omaggi, salve. E Giampiero Ingrassia. Salve, salve a tutti. Questa sera porteranno in scena il musical, la commedia musicale Serial Killer per Signora. Esatto. Gianluca, tu sei anche il regista, ci vuoi parlare un po'? Sì, so che ci tiene Giampiero sempre a farlo prima di me, però... No, però in questo caso, essendo Gianluca il mentore, è giusto che poi insomma ci rimane male. No. È uno spettacolo basato, tanto l'autore, l'originarietà del fatto è che è un racconto di William Goldman, e da cui è stato tratto un film negli anni 60 con George Segal e Rod Steiger e Lee Remick, che era la donna, che si chiamava Non si maltrattano così le signore. Poi abbandonato, un film dimenticato, insomma, giustamente anche dopo molti anni. E nell'85-86 un autore, un musicista di Broadway di New York, ne ha scritto un musical. E... palpito in qua, ma sì, soltanto ad un palpito in qua. Si viene e si fa, differenza non fa. Un palpito breve, un palpito lieve, ti porta quel tanto più in là. Io comprai il CD dell'edizione americana a Londra, per sbaglio in realtà, lo comprai, alla fine l'ho sentito, ho detto ammazza, e infatti lo produssi nel 2001 e l'ho diretto anche. Adesso non produco più, fortunatamente, ma l'ho diretto e lo faccio, esattamente. Sara Stone. Bene, signorina Stone, c'è stato un omicidio. Mio Dio! No, la sua vicina di casa, la signora Sullivan, appartamento 6B. Come è potuto succedere? Finché abbiamo anche il portiere. Con quello che costa? Ah, si vuole sedere? Sembra che stia per svenire. No, veramente no. Vede, vivendo a New York bisognerebbe essere abituati a certe cose, ma quando succedono così... vicino a te... Ah, per la verità, proprio sopra la sua testa. Questo. Quindi chi siete allora i vostri personaggi? Allora, io interpreto il detective Morris Bromo, cinquantenne, una carriera così molto grigia, passata dietro una scrivania, senza nessun guizzo di pericolosità, e vive con la mamma che lo tiene praticamente prigioniero, non ha rapporti, non ha una fidanzata, insomma molto molto grigia. Sulla sua strada incrocerà questo attore disoccupato, figlio di una grandissima attrice morta da poco, il personaggio che interpreta Gianluca, e le loro strade si incroceranno e andranno verso il successo, perché entrambi finiranno sulle prime pagine dei quotidiani. Quindi la voglia del personaggio di Gianluca di emulare la madre, se non altro per finire nelle prime pagine uccidendo però diventando un killer, e il fatto che questo detective lo insegue grazie alle imbeccate che gli dà il killer per farlo scoprire, come tutti i killer si vogliono far scoprire, insomma diventerà famoso anche lui, troverà l'amore e eccetera.
e tra queste braccia non hai né nemici né paure. Su dai, incantati di me e la musica. No, il tutto. Con voi due attrici. Alice Mistroni e sì. Teresa Federico, entrambe sì. cantanti, attrici, la Mistroni è anche particolarmente ballerina, diciamo, e che Alice fa tutti i ruoli femminili, a parte la fidanzata di Morris, che è Teresa. Che è Teresa Federico, appunto. E questa sera è la serata di San Valentino, quindi sì, sì. avremo tutto esaurito qua in Pandurera. Bene. Ma tu, sono dei singoli o delle coppie? Ma adesso verificheremo. Questo verificheremo, okay. Quindi cosa si aspettano? Rideranno? Sì, si ride, sì. ovviamente non è una cosa... ci sono degli omicidi in scena, ovviamente, c'è un finale anche abbastanza, come dire, drammaturgicamente ben scritto, anche a volte un po' triste, però anche lì non manca la risata, quindi insomma... è sempre un andirivieni di vari climatici. Sì, diciamo. Si emozioneranno perché sì, si ride, si sorride, sì. spunta sì. anche la lacrimuccia, si sì, riflette. Sì. Le porte di persona. Ci sono due titoli per il New York Times di domani: Detective, il primo, Detective salva la sua fidanzata, lo strangolatore scappa. Il secondo, Detective uccide lo strangolatore, la sua fidanzata muore. Ma te la scelta, Detective, è finita. La polizia sta arrivando, arrenditi. E nessuno si farà del male? Oh, troppa gente si è fatta male in questa storia del detective. Che differenza fa una persona in più o in meno? Tu non vuoi uccidere lei, tu stai inseguendo tua madre! Saluto ai telespettatori. Ma anche un sorriso. Anche un sorriso. Alla Kit e Morris. Kit e Morris. Kit Carson e Morris Wheeler. Morris Wheeler. Veniteci a vedere, no, stasera, no, è tutto esaurito, quindi che veniteci a vedere, è peccato che non... Siamo sempre in attesa che si riapra il Borgatti, con tutto l'affetto per il centro certo, Pandurera, certo, ma lo diciamo, certo. insomma, quando volete, noi siamo noi pronti. Siamo pronti. Sì, sì. Ad aprirlo proprio. Sì, sì, con le chiavi. Esatto. Track. Ciao, grazie. Non posso. Non puoi, non vuoi. Buon amico. Butta la critta! Questa era l'ultima notizia, l'edizione di oggi si conclude qui, grazie a tutti voi della cortese attenzione, l'appuntamento è per domani, sempre alle ore 13. Arrivederci a tutti.